visto la roba di Grimbaud, Kokeshi e Manuxo là e Giulio. Ma è, ragazzi, cioè, onesto, ve lo posso dire con tutto il cuore. Guarda che ce l'hanno da un botto questa cosa, anche quando ci ho streamato io un paio di giorni. Comunque ci tenevano sempre a puntigliare, non a punti, come si dice, a mettere i punti su chi ti fosse scopata Kokeshi. Diciamo che puntualizzare, bravo. Non ce l'hanno sempre avuta. È normale che dopo un po' il gioco caca il cazzo, capito? Ma lo fanno da quando facevo. Non ve ne siete accorti che pure io ho detto basta, basta, basta. Però capite che ti dico, secondo me il punto dove sta? Che ci scherzano da sempre. Lei spesso ride e quindi non sono riuscito a capire qual era il limite, che però era evidente da capire, capito? Era facile da comprendere. Io sono dell'avviso che secondo me lei ha dato i segnali che si era rotta i coglioni, perché è iniziata a rispondere male e ovviamente quello era evidente che fosse un tono tiltato. Quindi secondo me si poteva capire. Sono cazzi miei, però no. Mi chiamo Cerbero Podcast? No, quindi i cazzi degli altri io solitamente li lascio agli altri. Say goodbye and it died inside my heart. Porco Dio, non cantare! Matti, perché non ti spari che fai schifo al cazzo? Sei una merda, un aborto, uno schifo? AK-47, Mac 11, Glocks in mind.